nazionale, devo dire che in questo l'Italia dà un'ulteriore prova di ottima organizzazione, anche grazie al lavoro di struttura che aveva svolto il mio predecessore, Michele Barcaiolo, che è occasionalmente alla mia sinistra, ma non è così, che aveva impostato un lavoro tale per cui risulta tutto più semplice anche nella presentazione della lista a Modena, dove abbiamo, io credo, un parterre di candidati che appunto, come stavo dicendo, non esito a definire tra i migliori di quelli che mettiamo in campo in una già ottima composizione delle liste che sono fatte all'Italia in tutto il territorio. Quello che mi preme evidenziare è che la qualità delle persone che si sono messe a disposizione di Fratelli Italia sul territorio di Modena si possono caratterizzare per due profili. Intanto una ottima copertura, quella che noi chiameremo una copertura sociale, ovvero dare rappresentanza alle istanze di tutti coloro che poi potrebbero essere chiamati in regione a svolgere un ruolo di rappresentanza, soprattutto sotto gli aspetti che sono di competenza regionale. E in questo le qualità che andranno a descrivere anche i singoli candidati nella presentazione e che per quanto succinta credo di evidenzierà le loro stesse attitudini, ritengo che dimostri come per l'Italia si ponga l'obiettivo di presentare i propri candidati per vincere e per governare. Questo non segue anche il principio che per noi l'opzione peggiore non è la sconfitta, l'opzione peggiore per noi è vincere e governare male, è un'opzione che non ci possiamo permettere, non intendiamo consentire che avvenga, e questo lo dico anche con riferimento magari a chi ritiene che si possa realizzare in caso di vittoria del centrodestra una opposizione organizzata all'interno della regione da parte di quel sacco di burocrazia che già, lo dice chi attraversò l'esperienza di Giorgio Guazzarotti come mandato elettorale, dovete scontrarsi contro una burocrazia che non dappertutto evidentemente non basta una piccola percentuale che impedisce il governo di una macchina amministrativa. Noi abbiamo qui insieme a noi oggi persone che avrebbero la piena competenza, la piena autorevolezza per poter svolgere invece anche un ruolo di indirizzo vero e concreto rispetto alle attitudini di una struttura amministrativa come quella della regione, a partire da Michele Barcaiolo, che è il nostro punto di riferimento non solo per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020, ma io ritengo di poter dire per tutta la struttura di Fratelli Italia a livello regionale, e che non nego anche un po' d'emozione nel poter presentare, perché è un percorso che ci ha visto sempre a fianco con Michele, anche nei momenti in cui magari avevamo preso strade diverse, e credo che davvero Michele possa essere una persona che a tutti i livelli, anche in caso di vittoria, potrebbe andare a rappresentare la destra di governo che anche in Emilia Romagna confidiamo si possa affermare. Il che rende ancora più interessante tra l'altro la competizione alla lista, perché è chiaro che in caso di vittoria il progettivo Michele penso abbia tutte le carte in regola per anche fare un passo ulteriore rispetto al mero attività consigliare, e questo evidentemente responsabilizza anche gli altri amici che sono in lista, perché si potrebbero aprire scenari per loro più significativi e importanti di coinvolgimento a livello amministrativo. Michele, io però credo che sia doveroso dare a te la parola anche per presentare, non che ci sia bisogno di qualificare e presentare la tua persona, ma anche perché sarà colui che guiderà la lista a Modena, non me ne vogliono gli altri 11 candidati, ma credo che appunto a Michele l'onore e l'onore di presentare la sua candidatura e anche un po' di tratteggiare i contorni della lista. Grazie Galeazzo, che voglio dire in questi giorni, in queste settimane mi ha doverosamente sollevato dagli impegni rispetto alle altre 8 province che sicuramente come ha detto prima sono la regione Emilia-Romagna, una regione complessa e complicata che svaria insomma dal Mar Adriatico fino alla provincia di Piacenza, con diversità e particolarità importanti, così come la nostra stessa provincia varia dalla bassa estrema, quindi dai confini con la Lombardia, alla montagna quasi toscana. Quindi è chiaro che il territorio che questa lista va a rappresentare cerca di rappresentare tutte le istanze, non solo dal punto di vista sociale, come ha detto giustamente prima l'onorevole Bignami, ma anche da un punto di vista della copertura del territorio e di alcune battaglie di cui Fratelli Italia si vuole intestare. L'Italia ha la caratteristica, e ci presentiamo così agli elettori, come di fatto il partito del centrodestra nella sua più ampia definizione, nel senso che siamo stati l'unico partito negli ultimi 7 anni a non andare al governo di tutto l'arco parlamentare.
l'unico partito che non ha mai tradito il patto con gli elettori. C'è stata una nota e una frase significativa di Paolo Mieli, persona sicuramente lontana da noi e collocata sicuramente nel cosiddetto campo avverso, pochi giorni fa, in cui sosteneva, non a torto, che Giorgia Meloni è l'unica persona politica italiana alla quale non si può contestare nulla rispetto alle promesse e alle dichiarazioni che aveva fatto, è l'unica che può guardare a testa alta l'elettorato di tutti gli italiani. Di questo noi ce ne facciamo vanto. E questo ha comportato, secondo noi, anche l'importante crescita di Fratelli d'Italia in tutti gli ultimi sondaggi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro e prioritario, è quello di vincere dopo 50 anni la regione Emilia-Romagna, che dal 1970 ad oggi, ovvero quando esistente regione, è sempre stata governata senza soluzioni di continuità dal Partito Comunista e dai suoi eredi. E crediamo che questa sia un'occasione importante, anche perché nelle ultime due elezioni in cui l'Emilia Romagna ha votato in maniera compatta, tutti gli elettori hanno votato, ovvero alle ultime elezioni politiche del 4 marzo 18 e alle ultime elezioni europee del 26 maggio 2019, il centrodestra ha già vinto in Emilia Romagna in queste due occasioni. E quindi crediamo che non ci debba essere, non solo non ci sarà due senza tre, ma crediamo che grazie alla una coalizione che si è resa compatta e si hanno presentato le liste, quindi domani sapremo quante saranno le liste a sostegno della candidatura di Lucia Borgonzoni, ma crediamo che anche la squadra della coalizione sia una squadra forte e fatta per vincere. Per l'Italia all'interno della coalizione si caratterizza appunto per un'ulteriore specificità. Intanto una presenza ben radicata e capillare sul territorio, nonostante fino a pochi mesi fa eravamo considerati il partito, diciamo, piccolo della coalizione, oggi non è più così. Noi abbiamo l'ambizione di diventare il terzo partito in regione, l'abbiamo già dimostrato di diventare la terza lista in Umbria, siamo convinti che questo risultato si possa replicare in Emilia-Romagna e non solo in forza dei sondaggi, ma in forza di una proposta politica e di una credibilità che crediamo esserci costruiti. E in forza di una lista, perdonatemi se, perché credo che la lista che non è stata composta, ovviamente da Grazia Bignamine, Nianzo La Russa, da Giorgio Meloni, però insomma su questo ovviamente ho interagito anch'io, è una lista che rappresenta al meglio alcune eccellenze. Io vi presento velocemente, non so se partire da sinistra o da destra, magari partire da destra, e quindi Maria Grazia Zanioni, tra l'altro è una lista abbastanza composita, c'è gente di partito e ci sono espressioni forti della società civile. E crediamo che questo mix sia un mix vincente, perché chi non è, alcuni candidati non sono iscritti al partito, hanno comunque sposato un progetto a lungo termine. A noi non ci interessava tanto da dove provenissero i candidati, ci interessa dove vogliono andare. Vogliono andare ad amministrare una regione che merita un cambiamento e soprattutto di smontare questa narrazione che Stefano Bonaccini sta facendo del buon governo emiliano. Quando poi dopo si va nel concreto sul buon governo emiliano, parliamo della sanità, sappiamo che la provincia di Modena, oltre alla vicenda del punto nascite, di cui una nostra candidata si è occupata in modo specifico, sono tagliati oltre 400 posti letto in questa provincia. Parliamo delle infrastrutture, non c'è una strada nuova, non negli ultimi 5, ma negli ultimi credo 20 o 30 anni in questa provincia. Quando parliamo della burocrazia, Galeazzi giustamente ha detto che l'Emilia Romagna è forse la rete burocratica più che impicca di più chi cerca di fare impresa, chi cerca di produrre lavoro, eccetera. Sui temi ambientali non ne parliamo, siamo partiti Francesco Sola qui, vogliamo portare avanti la battaglia per la scomparsa totale dell'amianto anche da parte dei privati con un intervento pesante in regione. Il problema degli inceneritori in Modena è un problema che va affrontato quantomeno come primis, cercando di evitare che a Modena si producano rifiuti provenienti da altrove. Non siamo ipocriti, non sosteniamo che gli inceneritori si possano spegnere domattina, ma iniziamo a bruciare esclusivamente i nostri rifiuti, questo è il primo paletto che mettiamo. E ripeto, all'interno del centrodestra siamo gli unici a poter dire nei confronti del passato, quindi solo chi è forte rispetto al proprio percorso può garantirlo anche per il futuro, mai col PD e mai col 5 Stelle. E su questo è un altro tratto caratterizzante che caratterizza solo Fratelli d'Italia. I nostri candidati, Maria Grazia Zanioni, alla nostra estrema destra, come seduta, è stata una storica consigliere comunale di Alleanza Nazionale a Mirandola,
rappresenta quindi un'area sia politica che geografica ben precisa, e sono particolarmente orgoglioso della sua candidatura, che forse insieme alla mia è quella che più identifica il percorso politico e della destra politica all'interno della lista. Però ragazza non si ferma a questo, è una dirigente di ANT, quindi è una volontaria attivissima rispetto a un tema insomma sicuramente importante e delicato, e siamo veramente contenti che dopo alcuni anni di pausa ha voluto tornare a metterci la faccia per la sua città, per la sua zona, per la Bassa, e soprattutto per i suoi valori, che sono quelli che insomma in maniera anche a volte maldestra cerchiamo di seguire, perché la ragazza è veramente una maestra per ciascuno di noi, e grazie al suo percorso. Troppo buono. Luca Cuoghi, lo conoscete, è stato assessore alla cultura della giunta Caselli dal 2009 al 2014, anche lui impegnato in termini di volontariato con la Croce Rossa Italiana, quindi crediamo che sia un'altra figura sicuramente di spicco, che occupa una zona, quella di Sassuolo, dove il centrodestra ha già dimostrato di essere vincente anche alle elezioni amministrative, nonostante Luca avesse scelto di non candidarsi alle ultime elezioni amministrative, e questo suo avvicinamento e allo sposare il progetto di Fratelli d'Italia ovviamente ci rende ancora più orgogliosi della sua scelta. Siamo felici di averli in lista, perché intanto interpreta qualcuno che ha già avuto esperienze amministrative, non solo a livello diciamo consigliare, ma anche di giunta in un comune grande e importante come Sassuolo, e al tempo stesso la sua attività di volontariato, la sua attività politica negli ultimi mesi già con noi, con Fratelli d'Italia, sono sicuramente la cartina tornasole di un impegno che è non utile ma utilissimo alla lista. Antonio Spica invece è una persona che ha già fatto politica all'interno di Fratelli d'Italia, è stato consigliere comunale nella scorsa consigliatura a Bastiglia, e si è oggettivamente caratterizzato su tante battaglie, ma se posso spenderne due prima di altre, sulla vicenda del terremoto, altro tema in cui Stefano Bonaccini ha raccontato l'irraccontabile, cioè ha raccontato che Emilia Romagna è l'esempio fulgido da seguire, in cui tutto ha funzionato perfettamente, solo chi ha vissuto sulla propria pelle e sulle proprie proprietà i disastri del terremoto ha capito che così non è stato, e su questo credo che lui più di altri possa sicuramente andare a interpretare i bisogni di chi ancora oggi è proprio quella regione che è interposto rispetto a determinati interventi, cosa più di altri interpretare appunto la rabbia di chi ha visto qualche privilegio di troppo e troppe ingiustizie anche su questa vicenda, di cui, scusate se mi rivolgo direttamente alla stampa, troppo poco spesso se ne è parlato, raccontando un qualcosa che oggettivamente anche lì una narrazione che non ha rappresentato. Antonio poi è sicuramente un rappresentante di quella destra in cui insomma anch'io mi ispiro, eccetera, che fa della legalità, dell'approccio alla cosa pubblica, in cui appunto la legalità deve venire prima di qualsiasi altra cosa, sia una sua cartina tornasole, e questo ha fatto sì anche che abbia deciso alle ultime elezioni amministrative anche lui di non candidarsi a Bastiglia, perché voler guardare tutti a testa alta può voler dire a volte anche stare fermi un giro quando c'è nessuno che ha la bramosità di doversi candidare sempre e comunque a qualsiasi costo, ma ci si candida, ci si mette in gioco quando si condivide un progetto, quando si condivide una visione, quando si condivide la possibilità di costruire un modello alternativo. Quelle condizioni probabilmente in quel comune non c'erano, e io ho apprezzato molto questa sua scelta. Daniela Londi è invece l'espressione più plastica di quella società civile che chiamavo prima. Daniela la conoscete tutti, anche i giornalisti, è stata per anni il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena, quindi in realtà faceva già politica senza cosa, cioè fare politica forense è di fatto sicuramente un approccio specifico
all'interessarsi a dei bisogni e delle garanzie, dei diritti di chi, in quel caso dei suoi dei nostri colleghi, perdonami, e credo che sia stata apprezzata in maniera assolutamente trasversale in questo suo compito, ed è veramente motivo di vanto e orgoglio che Daniela abbia deciso di candidarsi in Fratelli d'Italia, anche lei sposando un progetto. Non ha mai fatto politica a destra, non ha mai militato nelle forze di destra, è sicuramente una persona che però ritrova in quelli che sono i nostri valori, i nostri progetti, soprattutto la visione di futuro di Giorgia Meloni e nostra, la capacità di potersi mettere in campo. E veramente credo che sia una candidatura di assoluto prestigio, che ha destato insomma anche scalpore in città, perché credo che la sua candidatura rappresenti che Italia non è più quel partito piccolo che cerca di custodire una nicchia ideologica, no, l'Italia vuole rappresentare la prima alternativa a un sistema di potere che da 70 anni in città e da 50 in regione, 50 soltanto perché prima non esisteva l'ente, governano le nostre zone e che sicuramente va smantellato. Un caso più unico al mondo in cui insomma 50 anni senza alternanza di governo, e anche solo per questo veramente invitiamo i cittadini a fare una riflessione. Maria Messori, alla mia sinistra, è il capogruppo di una lista civica a Formigine, è stata alle scorse elezioni amministrative del 26 maggio la più votata di tutto il centrodestra a Formigine. Formigine, come sapete, è il quarto centro per il numero di abitanti della nostra provincia, e ha interpretato il suo ruolo di opposizione esattamente come lo interpretiamo noi, ovvero senza alcun tipo di sconto e senza alcun tipo di allusione né tantomeno di senza nessun tipo di accordo con la maggioranza, ma al tempo stesso cercando di fare proposte concrete e migliorative per quello che riguarda la vita della città di Formigine. Faccio un esempio: la mozione sul canale antidroga, visto che siamo insomma in un momento in cui che è stata costruita in modo tale per cui anche la maggioranza di Formigine è riuscita ad approvare un ordine del giorno proveniente dall'opposizione, cosa che questo ordine del giorno è stato pubblicato anche in altri comuni, invece è stato respinto, e quindi la capacità anche di convincimento di Marina credo che sia importante, perché anche quando si ha l'opposizione, come lo siamo in alcuni comuni della nostra provincia, non più in tantissimi, se pensate a quello che era governata la provincia di Modena 5 anni fa, in alcuni comuni siamo ancora all'opposizione, e credo che Marina sia appunto l'esempio calzante di come bisogna fare opposizione, in maniera intransigente sui contenuti, in maniera comunque moderata dei toni, perché non c'è bisogno di strepitare quando si è convinti di avere ragione, e al tempo stesso in maniera propositiva per portare a casa alcuni risultati, mettendo in scacco la sinistra e convincendoli a impedendogli il fatto di dire no a alcune proposte. Carmelo Spataro di Vignola è un finanziere, e quindi anche lui rappresenta al massimo il mondo della legalità, e anche lui è un candidato dipendente, anche lui non è iscritto al partito, speriamo che lo possa fare in futuro, e si occupa anche di tanto altro, è un allenatore di calcio, quindi si è occupato anche lui di quella tanto per la società civile e di educare i ragazzi anche attraverso lo sport, ha svariate altre passioni anche enogastronomiche che lo portano a girare la provincia e a coprire una zona della nostra provincia, quella della Terra dei Castelli, quella della parte della montagna di Zocca, Montese, eccetera, che in cui noi oggettivamente ci mancava una figura di così alto spessore, e siamo orgogliosi che possa essere qui. Ultima, ma non ultima, Maria Cristina Bettini, nota a tutti voi giornalisti per le sue battaglie epocali rispetto alla contrarietà della chiusura del punto nascita di Pavullo nel Frignano, ma Maria Cristina Bettini non è solo questo. Maria Cristina Bettini ha fatto per anni opposizione alla giunta di sinistra a Pievepelago, quindi rappresenta un po' tutta la nostra montagna, però è identificativo il fatto che lei, soprattutto sui temi della sanità, e infatti farà una campagna elettorale non solo, ma insomma in cui evidenzierà le deficienze del sistema sanità